Buonasera, buonasera Donda Regina, apertura ancora questa coda della pandemia, anche se solo sulla carta, un lunedì senza tregua per il territorio Peligno Sangrino, 27 casi nel bollettino Sulmona, ancora capofila del contagio, arriva la proroga per gli operatori socio-sanitari in carcere, facciamo il punto nel nostro servizio. La tregua del lunedì diventa solo un lontano ricordo per il territorio Peligno Sangrino finito nella nuova morsa del virus. Nel bollettino odierno finiscono altri 27 nuovi positivi, ben 4 in più della scorsa settimana, quando sempre di lunedì si contavano 24 casi. Le odierne positività sono così distribuite: 14 a Sulmona, 4 a Castel di Sangro, 2 ciascuno a Scontrone e Vittorito, un caso a Testa Pescanno, Roccaraso, Raiano, Pratola Peligna e Mugnara. Nonostante l'esiguo numero di tamponi svolti sul territorio regionale, il virus continua a fare breccia nei comuni della Vallata senza tregua alcuna, nonostante la più vicina fine della pandemia. Ancora 10 giorni e lo stato di emergenza sarà considerato chiuso. Il Covid, dal canto suo, non sembra voler sparire dalla circolazione. Sulmona resta epicentro del contagio, mentre il virus non molla le strutture sensibili del territorio. Un altro contagio si registra nel carcere di massima sicurezza, che non trova pace né una tregua definitiva. E notizia di oggi della proroga per l'impiego degli operatori sociosanitari dietro le sbarre, come richiesto nelle scorse settimane dalla UIL, questo per evitare l'insorgere di un'altra emergenza sanitaria. Non si registrano nuovi casi nell'RSA di Castel di Sangro travolta dal virus, come pure nelle scuole messe a dura prova la scorsa settimana con ben 7 provvedimenti di quarantena selettiva in 7 giorni. L'ultimo ha riguardato una classe di scuola primaria a Sulmona. Complessivamente sono 1.196 gli attuali positivi e sorvegliati sul territorio, anche se il dato delle nuove guarigioni, come ogni lunedì, è da aggiornare. Stabile il tasso di ospedalizzazione con 11 attualmente degenti, di cui uno in terapia intensiva. Ed ora la cronaca ci porta in Alto Sangro, malore alla guida. Dopo aver fatto serata, muore a soli 44 anni. Una vera e propria tragedia, quella che si è verificata sabato sera. Niente autopsia per l'uomo protagonista di questa tragedia. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Aveva fatto serata in un locale di Alfedena, ma sabato sera si è trasformato in tragedia per un 44enne di Barrea, Giancarlo D'Amico, che è stato rinvenuto cadavere la scorsa notte all'interno della propria auto mentre rientrava nella sua abitazione. A fare la tragica scoperta sarebbero stati alcuni automobilisti che si sarebbero accorti della tua vettura, che era parcheggiata a circa 2 chilometri di distanza dal locale dove era stato visto intorno all'una. Il decesso risale alle 3 di notte, stando la ricognizione cadaverica eseguita dal medico ASL Fabio Duronio. Il 44enne, che soffriva di alcune patologie, tanto da avere un quadro clinico già monitorato, sarebbe stato colto da un improvviso infarto. Il suo corpo senza vita è stato trovato nell'abitacolo dell'auto con il motore acceso. Verosimilmente l'uomo stava cercando di chiamare i soccorsi, allertati in seguito dai passanti. Quando l'ambulanza del 118 è giunta sul posto, non c'era più nulla da fare. La salma è stata trasferita nell'obitorio dell'ospedale di Castel di Sangro ed è stata rilasciata ai familiari su disposizione del magistrato di turno presso il tribunale di Sulmona al termine dell'ispezione cadaverica, che ha accertato il decesso per cause naturali senza coinvolgimento di terzi. Per gli accertamenti di rito sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro agli ordini del capitano Fabio Castagna. Una vera e propria tragedia, quella avvenuta tra Fedena e Barrea, un'altra giovane vita spezzata. Torniamo a Sulmona, sassi contro l'auto in transito, paura sulla strada in via Zappannotte, scatta una denuncia contro ignoti, un episodio ovviamente che ha suscitato la comprensibile preoccupazione, ma sentiamo meglio nel nostro servizio. Momenti di follia l'altro giorno in via Zappannotte a Sulmona per il lancio di sassi sulle auto in transito, un gesto folle che potrebbe essere stato perpetrato da alcuni ragazzini, secondo il racconto di una giovane automobilista che nelle prossime ore formalizzerà la denuncia contro ignoti presso la locale caserma dei carabinieri. La donna, mentre era alla guida della propria auto e stava rincasando, si sarebbe accorta di una sagoma che avrebbe lanciato verosimilmente una pietra sulla sua auto. Danni si sono riscontrati sulla
sullo specchietto sinistro e sul finestrino. Comprensibile lo spavento della donna che ha tirato dritto e immediatamente allertato i carabinieri che hanno perlustrato la zona con una pattuglia. Degli autori del gesto, però, nessuna traccia. La giovane vuole andare fino in fondo sulla vicenda, per questo presenterà regolare denuncia per far svolgere le indagini del caso. Potrebbe trattarsi di una ragazzata o di un caso isolato legato a qualche soggetto particolare. Fatto sta che l'episodio non può essere ignorato proprio per la sua alta pericolosità. La raccomandazione per gli utenti è quella di non lasciare nulla al caso e avvertire le forze dell'ordine. Ancora cronaca, un violento scontro tra Sulmona e Pratola Peligna. In due sono stati trasportati in ospedale. Vediamo tutto nel nostro servizio. Un uomo e una donna sono stati trasportati in ospedale questa mattina al termine di un violento scontro che si è verificato sulla strada provinciale 51 Sagittario tra Sulmona e Pratola Peligna nei pressi del ristorante La Vigna. Due le auto coinvolte, una Fiat Kia e una Fiat Panda. Entrambe si sono scontrate all'altezza dell'incrocio, è stato quasi in frontale. Una viaggiava da Pratola a Sulmona, l'altra esattamente in direzione opposta. E stando ai rilievi eseguiti sul posto dai carabinieri della compagnia di Sulmona intervenuti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, alla base dell'incidente potrebbe esserci il malore di uno dei due conducenti. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Sulmona per la messa in sicurezza. Ingenti danni alle auto con i frammenti di carrozzeria sparsi nella carreggiata stradale. L'episodio, insomma, non è passato inosservato. Le condizioni dei due conducenti trasportati in ospedale dall'ambulanza del 118 per gli accertamenti e le consulenze del caso non sarebbero tuttavia preoccupanti. Termina qui la prima parte di Onda Rigi, torniamo tra poco con le nostre notizie. La cortesia del personale, la convenienza e l'efficienza dei servizi fanno di Punto Brico Raiano la miglior soluzione per il fai da te. Da Punto Brico Raiano trovi attrezzature professionali e hobbistica, arredo giardino, ferramenta, illuminazione, riscaldamento, legnami e falegnameria. Punto Brico ti aspetta nella zona industriale a Raiano, il tuo punto di riferimento nella Valle Peligna per il fai da te. Offerte del mese. Mascherine FFP2 confezione da due pezzi, 1 euro. Troncarami con due batterie e custodia, 119,90 euro. Emporio Tessile Lauri, arredamento e tendaggi. Il tuo punto di riferimento a Sulmona per tende da interno, tende da sole, zanzariere, tende tecniche, gazebo, tappezzeria e pergotende. Scopri tutta la nostra selezione di filati per arredare i tuoi spazi. Realizziamo anche confezioni grazie alla nostra sartoria. Emporio Tessile Lauri vanta un'esperienza che ci contraddistingue dal 1980. Vieni a trovarci, siamo a Sulmona in via Cornacchiola 48. Emporio Tessile Lauri, professionalità dal 1980. Per la tua spesa scegli il supermercato Tigre Amico, freschezza e qualità ti aspettano ogni giorno. Uovo Bimba Bimbo Balocco 500 grammi, 2,99 euro. Colomba Pandorella Maina senza canditi 750 grammi, 3,49 euro. Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi, 12,90 euro al chilo. Pasta di semola alla molisana 500 grammi, 79 centesimi. Olio extravergine d'oliva clemente 100% italiano, 1 litro, 3,99 euro. Arance Navel, 89 centesimi al chilo. Asti Fontana Fredda, 3,99 euro. Petto di pollo a fette, 9,49 euro al chilo. Dal lunedì al sabato, orario continuato. E domenica, aperto ore 9.13. Supermercato Tigre Amico, la qualità ai prezzi più convenienti. Piazza Vittorio Veneto, Sulmona, zona Porta Napoli. Se cerchi un professionista per la pulizia, l'ispezione e il montaggio di grondaie, camini, stufe e canne fumarie, Spazzacamino Neri, lo spazzacamino della Valle Peligna, che adesso effettua anche lavori in quota con la sua piattaforma aerea. Per tutti quei lavori che necessitano di raggiungere svariate altezze, affidati allo Spazzacamino Neri. Neri garantisce massima sicurezza e professionalità durante il tuo lavoro in altezza. Spazzacamino Neri, noleggio piattaforma aerea con operatore, pulizia, montaggio e sostituzione di grondaie, camini, stufe a pellet e canne fumarie. Via Luca della Robbia numero 13, Raiano. Per info e preventivi 349 636 47 24. Lavorare con passione
È questo il nostro segreto. LPG Legno, dal 1997, realizza tetti, tettoie, gazebo, casette e garage in legno di alta qualità. Pali a recinzioni in pino impregnato e castagno. Case residenziali antisismiche, dall'ideazione alla posa in opera. Alla LPG Legno, le tecniche più all'avanguardia e le lavorazioni artigianali ci aiutano a raggiungere l'eccellenza. Contattaci per costruzioni civili e industriali. Per le pubbliche amministrazioni siamo sul MEPA. LPG è centro lavorazione legno autorizzato. Progettazione e stabilimento a Raiano, zona industriale. 347 588 7107. LPG Legno, la tradizione artigiana incontra l'innovazione quotidiana. La cooperativa è nata per volontà di 8-10 agricoltori che 40 anni fa, per amore di questa terra, si sono messi insieme. Il nome Terra Antica viene da lontano. Primo secolo avanti Cristo, il popolo italico è nato in questa zona, è nato nella Valle Peligna. Il termine Italia è stato coniato da questo popolo e Corfinium ne era la capitale. Chi più di noi rappresenta la italianità e quindi l'antichità della terra dove noi viviamo? Ecco, da questo è venuto fuori il termine Terra Antica. Luigi Liberatore veste lo sposo e la cerimonia uomo. Vieni a scoprire tutte le nuove collezioni 2022 nel nuovo atelier in via Valle Madonna 87 a Prato La Peligna. Luigi Liberatore veste lo sposo e la cerimonia anche nelle taglie conformate. Info e appuntamenti al 338 88 46 942. Cerchi un'auto? Un rivenditore di cui poterti fidare? AutoBN, con oltre 25 anni di esperienza nel settore automobilistico, ti garantisce serietà, professionalità e convenienza. Rivenditore plurimarche usato di qualunque marca e modello. Leader nella vendita su ordinazione di auto di importazione tedesca e non solo. AutoBN è a tua disposizione per trovare l'auto su misura per te. Inoltre, valuta il tuo usato. AutoBN, rivenditore plurimarche Audi, BMW, Mercedes e tutti gli altri marchi. Prato La Peligna, strada statale 17, telefono 0864 27 25 55. Fidati dell'esperienza. Se sei alla ricerca di una soluzione compatta per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, la nostra nuova Vitodense 200 è quello che fa per te. Di dimensioni compatte, è perfetta per gli appartamenti e le case di oggi. Vitodense è un sistema di riscaldamento costruito per durare. Il nostro scambiatore di calore è realizzato in acciaio inossidabile resistente a qualsiasi liquido e ha un'efficienza fino al 98% dell'energia prodotta. Infine, ti permette di risparmiare. Richiedi un preventivo al partner per l'efficienza energetica Viessmann, Termoedil SNC, Fratelli Malvestuto di Sulmona. Prova il comfort e la tecnologia Viessmann. Da Termoedil, caldaie a condensazione a partire da 990 euro. Richiedi un preventivo. Se cerchi eleganza, qualità e moda, allora affidati a una realtà consolidata e conosciuta. A Sulmona c'è Bimbo Mania. Abiti cerimonia con finiture accurate e tessuti di qualità made in Italy per vestire i tuoi bambini o i tuoi ragazzi nel loro giorno più importante. Bimbo Mania, il punto di riferimento da 0 a 18 anni per le tue cerimonie. Vieni a scoprire le nuove collezioni cerimonia 2022. Bimbo Mania, Viale della Repubblica Sulmona. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi.
perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? Seconda parte di Onda Rigiri, partiamo dalla giornata contro le mafie, la giornata per ricordare le vittime invece delle mafie, studenti in prima linea, vediamo nel nostro servizio. E partirò da Viale Togliatti per arrivare nella centralissima piazza 20 Settembre di Sulmona, il corteo dei 100 passi che ha visto gli alunni della scuola Medio Video assieme agli studenti del polo umanistico sfilare insieme per onorare la giornata della memoria e dell'impegno contro la mafia. Dopo un'introduzione sul significato del 21 marzo, in particolare questo 21 marzo, il cui slogan è stato Terra mia, cultura e cultura, sono stati scanditi i nomi delle vittime innocenti di mafia, impersonate da ogni alunno mediante un cartellone colorato con la foto, il nome della vittima rappresentata. Sono seguiti momenti di narrazione personalizzate, un momento corale sulle note dei 100 passi. La vita può cambiare se si è disposti a camminare senza avere paura, contando 100 passi la propria strada. 'È una giornata particolarmente significativa perché oggi si ricordano le vittime di tutte le mafie, di tutti i fenomeni malavitosi della criminalità organizzata che hanno insanguinato il nostro paese negli ultimi decenni. E siamo stati felici di festeggiarla, lieti di festeggiarla nell'assise comunale perché l'abbiamo fatto insieme alle forze dell'ordine, insieme agli esponenti all'esponenti dell'Associazione Libera che tanto si sta prodigando in questi anni per la battaglia contro la legalità, contro tutti gli aspetti, i fenomeni distorsivi della vita civile, e l'abbiamo fatto con i ragazzi delle scuole. Abbiamo avuto le scuole cittadine insieme ai quali abbiamo letto i nomi delle vittime delle mafie. Quindi è stata una giornata particolarmente significativa anche per la presenza dei giovani che poi si sono anche mobilitati in altri momenti nelle nostre piazze. Però la loro partecipazione nell'assise comunale ha un particolare significato, perché la sconfitta della mafia deve essere soprattutto una sconfitta sul piano culturale. La giornata di oggi, che è la 27ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, è stata ricordata in tutta Italia come Piazza Nazionale Napoli, per l'Abruzzo abbiamo avuto come Piazza Regionale Pescara e tanti luoghi di memoria e impegno, e per Sulmona ci sembrava particolarmente rappresentativo portare la lettura dei nomi all'interno appunto dell'aula consiliare per cercare di mettere su una rete cittadina di impegno insieme appunto alle scuole, al mondo associativo, al mondo delle istituzioni, delle forze dell'ordine. I ragazzi che hanno partecipato oggi e che si trovano nelle scuole, nei luoghi della città per ricordare i nomi delle vittime innocenti delle mafie, fanno un percorso che attraversa tutto l'anno scolastico, per cui per loro ecco, è un momento, un tassello ulteriore rispetto a un percorso molto più lungo di approfondimento, di conoscenza e di studio anche. Una lezione di cittadinanza attiva, quella trasmessa dagli studenti delle più svariate età in vari punti della città. La scuola media Serafini presso la Violetta di Porta Napoli, la Capograssi davanti all'Annunziata, il liceo artistico presso la propria sede. Una rappresentanza degli studenti di tutte le scuole di Sulmona hanno ricordato assieme al sindaco nell'aula consiliare tutte le vittime di mafia. Andrea Cornile, Luigi Cafiero, Antimo Graziano, Raffaele Del Cogliano, Aldo Iermano, Palmina Gigliotti, Graziella Maisano, Giovanni De Simone, Nicola De Simone, Luisella Matarazzo, Maria Luigia Morino, Salvatore Bevilacqua, Mauro De Mauro, Rita Caccia, Rosa Fazzari, Andrea Cangemi, Pietro Macchiarella, Nunzio Sansuone, Emanuele Busellini.
E ora il turismo ovidiano con Sulmona che apre le porte a Sommo Poeta, ieri le celebrazioni per il Dies Natalis, apre Spazio Video, ora però la sfida è capire che cosa fare, quale destinazione dare a questo hub per la promozione della figura di Ovidio. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Il futuro Museo Ovidio non è solo dei sulmonesi, ma è patrimonio dell'umanità e questo è il senso della giornata ovidiana nel compleanno del sommo poeta il Dies Natalis, vissuta ieri nell'ex monastero di Santa Caterina, edificio che ospita il costruendo museo destinato a diventare cuore pulsante della promozione della figura di Ovidio e del turismo culturale. L'ex monastero di Santa Caterina, che ospiterà il museo a lui dedicato, ha aperto ieri le porte alla città. In occasione della ricorrenza della nascita sulmona di Ovidio, l'amministrazione comunale ha promosso un programma di iniziative in collaborazione con la DMC Terre d'Amore in Abruzzo, il Polo di Istruzione Ovidio, enti pubblici e realtà private impegnate nella conoscenza e diffusione della vita delle opere del poeta. L'altro giorno gli studenti del liceo classico sono stati protagonisti di un momento di incontro ai piedi della statua del poeta, poi il Dies Natalis di Ovidio. Lo spazio Ovidio quindi è quasi pronto, bisogna solo capire che destinazione dargli e non è poco. Su questo infatti passa la sfida politica, perché troppo tempo si è perso e ora si deve invertire la rotta. L'emergenza abitativa è palpabile anche nel capoluogo di regione, via alla consegna di 33 alloggi, ce ne parla nel servizio Marco Malvestuto. Sono in via di riconsegna 33 alloggi ad inquilini e proprietari di edifici dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale Ater della provincia dell'Aquila. Sono tre gli immobili situati all'Aquila dove gli interventi per i danni causati dal sisma del 2009 che ha colpito il capoluogo regionale e il suo circondario sono stati ultimati o sono prossimi alla conclusione. Gli alloggi saranno abitati di nuovo a circa 13 anni dal sisma, una volta verificati i requisiti da parte degli uffici. Il provveditorato interregionale alle opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna, che ha gestito l'appalto, ha già restituito all'Ater l'immobile in via Montemorrone, costituito da 6 appartamenti, di cui 2 di proprietà privata. Nelle prossime settimane saranno riconsegnati l'edificio in via Arco Santa Croce 13, con 11 alloggi, tutti di proprietà dell'Ater, e quindi gara d'appalto eseguita dall'azienda, e quello in via Silvio Spaventa Filippi 2026 con 16 alloggi di cui 2 privati, in quest'ultimo caso con un intervento gestito dal provveditorato alle opere pubbliche. Stiamo cercando di velocizzare le riconsegne e di recuperare il tanto tempo perduto, spiega il presidente dell'Ater Isidoro Isidori, che questa mattina ha presenziato insieme al componente del CDA Serena Parlante l'atto della restituzione dell'immobile in Montemorrone. Il nuovo corso dell'Ater è impegnato anche su questo fronte. Naturalmente chiediamo scusa agli inquilini per i disagi causati dall'essere stati lontani dalle loro case. Ma è una situazione che abbiamo ereditato, conclude il numero 1 dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale della provincia dell'Aquila. Torniamo a Sulmona per parlare dei volontari delle tonnellate, si fanno chiamare così, oltre confini politici, volontari in azione nel parco dimenticato. Vediamo tutto nel nostro servizio. Il grande cuore dei volontari continua a battere per la città. Sono durate 2 giorni le operazioni di pulizia del parco fluviale Augusto D'Aolio. Puntuali come un orologio svizzero, i volontari armati di tanta buona volontà hanno iniziato ad ammucchiare tutti i rami caduti sotto il peso della neve, liberando sentieri e strade che erano rimasti ostruiti, rendendo pericoloso l'accesso al polmone verde della città. 2 giorni di lavoro che sperano i volontari saranno sufficienti per rendere di nuovo fruibile il parco alla vigilia dell'inizio della primavera delle belle giornate. Come in una grande festa, una ventina di volontari, ognuno con un compito preciso, portato a termine la sua parte, sempre con il sorriso sulle labbra, nel segno della solidarietà e dell'impegno sociale, soprattutto oltre i colori politici. Una bella manifestazione di senso civico, quella offerta dall'associazione presieduta da Jessica Tessicini, che supera gli steccati, se è vero che i fatti non sono voci. E ora il rilancio dell'equiturismo in Abruzzo con l'inaugurazione dell'ippovia del Gran Sasso. Ce ne parla Marco Malvestuto. Applauso! È stata inaugurata a Capestrano l'ippovia del Gran Sasso d'Italia, che con i suoi 470 chilometri, 3 province abruzzesi, L'Aquila, Teramo e Pescara e 65 località toccate, è il tracciato di equiturismo più lungo d'Europa. Dopo la cerimonia di inaugurazione che si è svolta in località Presciano, nel territorio del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, si è tenuto un importante incontro dal titolo Equiturismo nel Gran Sasso d'Italia,
in cui è stato presentato un progetto di rilancio del turismo collegato all'Eppovia. L'infrastruttura è stata realizzata dal Parco Gran Sasso Monti della Laga 20 anni fa e oggi, grazie all'attività di ricerca portata avanti da Demiogene Sivas con il progetto Nexum Ecum, attraverso un accordo di programma di sviluppo con l'ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, della Federazione Italiana Sport Equestri e la Federazione Italiana per il Turismo Equestre, è stato oggetto di ripristino e ampliamento dei tracciati con un sistema integrato di offerta di servizi e di equiturismo. Finalmente un'iniziativa vera volta allo sviluppo del territorio, un turismo che sia rispettoso dell'ambiente e della natura circostante, un turismo che porti un valore aggiunto a tutto il nostro territorio, al nostro bellissimo territorio che resta ad oggi ancora purtroppo inespresso e che speriamo che con questa iniziativa davvero riesca a emergere, perché è un territorio che merita, perché è un territorio fantastico. Ma guardi, innanzitutto devo dire che sono contento che qualcuno gli è venuto in mente di far ripartire quest'Ippovia, perché sarebbe stato un peccato, perché l'Ippovia del Gran Sasso è una delle più belle Ippovie che ci sono, perché noi abbiamo dei territori fantastici, abbiamo diversi versanti con diverse sfumature della natura, come il versante qui dell'Aquilano, un po' brullo, un po', invece il versante del Teramano molto boschivo, più ricco, e quindi c'è una varietà di attività da fare. Non solo 480 km intorno alla montagna della pace del Gran Sasso d'Italia, ma essenzialmente una progettualità futura che oggi vede una concretezza di inizio sul territorio per un'economia nuova, un'economia che consente lo sviluppo del territorio attraverso un dato esperienziale di il turismo, turismo il ricco, turismo consapevole del valore del territorio, ma il soprattutto un turismo lento che quindi vive, non a caso siamo a Capestrano, è capace di vivere il dato naturale, la splendida realtà per esempio a matrice ambientale dell'acqua, le fonti sul Tirino, del Tirino, ma anche la matrice culturale, storica del castello di Capestrano, ma anche naturalmente questa biodiversità, il vegetale, ovvero il faunistica che è rappresentata dal parco. Ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Applausi a scena aperta, tanta commozione nella serata di ieri nella Basilica Cattedrale di Sulmona per il concerto Pacem in Terris del coro della Cappella Panfiliana diretto dal maestro Alessandro Sabatini con la partecipazione del soprano Alessia De Amicis. Durante il concerto sono stati raccolti fondi per la Caritas diocesana a sostegno della popolazione ucraina. Speriamo di poter presto organizzare un concerto, ha detto il maestro Sabatini, per festeggiare la fine della guerra, perché la guerra non è mai la soluzione. Si molti Implicano quindi le iniziative di solidarietà e anche la musica diventa più forte della violenza e di una bomba. In concomitanza con il Dies Natalis del cittadino più illustre della nostra città di Sulmona, Ovidio, in concomitanza con l'incedere dell'equinozio di primavera, abbiamo voluto interpretare questo omaggio musicale per fermare la guerra. E ovviamente è un messaggio di pace il nostro, è un messaggio di cordoglio nei confronti delle vittime della guerra, di tutti gli schieramenti, è un atto di solidarietà nei confronti del popolo ucraino che sta
soffrendo l'invasione. Il mio ringraziamento alla Cappella Musicale Panfiliana, al maestro Sabatini, per questo momento che abbiamo vissuto qui nella nostra cattedrale, un momento culturale, spirituale e un momento di solidarietà. Ci siamo riempiti il cuore di Dio attraverso la musica e abbiamo pregato per la pace, per le vittime della guerra, cercando anche nel nostro piccolo di fare qualcosa di concreto. Anzi, vi invito a visitare il nostro sito internet www.ondatv.rv per restare aggiornati su tutte le notizie. Davvero tutto per questa edizione, grazie per aver scelto Onda Rigi, che come di consueto torna domani. A tutti una buona serata.